Ciao a tutti, finiti i 32esimi di Coppa Italia, cosa dire? Beh, prima di tutto ci sono stati dei risultati abbastanza interessanti da analizzare, ci sono state partite di buon livello, altre partite che invece i giocatori erano lì perché erano pagati e perché non potevano fare altrimenti, però credo che alcune squadre avessero già la testa al campionato e questa Coppa Italia diciamo che era un surplus che avrebbero fatto molto volentieri a meno. E cosa dire, prima di iniziare un po' a parlare delle partite, vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale. Se avete la striscia rossa con scritto iscriviti, c'è assolutamente da cliccarla perché rimane una cosa buona e giusta. Ovviamente i mi piace e i commenti sono cose che fanno sempre piacere, insomma, aiutano anche la crescita del canale. Allora, partiamo da venerdì, una serie di partite, 4 come tutti i giorni d'altronde. E Cagliari-Perugia ha vinto il Cagliari 3-2. Questa non era una grande sorpresa, qualche chance in più tecnicamente il Cagliari ce l'aveva e l'ha sfruttata bene, è riuscita a vincere 3-2. Io credo che il Cagliari sia decisamente una delle squadre che potrebbe ritornare in Serie A, in questo caso ritornare perché è appena scesa dalla Serie A, però insomma credo che i numeri ce l'abbia per fare bene nel campionato. L'Udinese e il Salò. E ha vinto l'Udinese 2-1. Il Salò era l'unica squadra di Serie C rimasta in Coppa Italia. La favola è già finita, ma decisamente non c'è stata storia. L'Udinese ha comandato tutta la partita e anche il gol di Sligardi, che è stato molto bello. Si vede che comunque è un attaccante di ottimo livello, non ha assolutamente scalfito le sicurezze dell'Udinese, che ha continuato a governare benissimo quello che era la partita. Lecce Cittadella è stata una delle prime sorprese. Il Cittadella ha vinto 3-2 contro il Lecce, che è una neopromossa, e sinceramente qualcosa di più dal Lecce ci si aspettava. E deve essere pronto già fra una settimana al campionato e se gioca così, secondo me, di punti ne fa decisamente pochi. Sampdoria Reggiana, Regina, magari Reggiana, ciao. La Reggiana purtroppo è già andata fuori contro il Palermo domenica scorsa, peccato il calcio così. La Sampdoria anche in questo caso non credo che abbia, insomma, preteso di più dei suoi giocatori, ha cercato il risultato utile 1-0 e ha messo a posto tutti. Sabato c'è stata la partita Pisa-Brescia che è stata piena di gol, comunque un Brescia più arrembante, ha segnato 4 gol, il Pisa un po' sofferto. Dire la verità, dal Pisa mi aspettavo qualcosa di più, perché il Pisa è una squadra che può meritare di lottare per la Serie A. Boh, insomma, così non mi è piaciuto molto. Spezia Como è stata una vittoria decisamente netta dello Spezia, che ha dominato in lungo e largo, ha segnato 5 gol. Il Como era in campo per i primi 10-15 minuti, poi lo Spezia ha dilagato e dopo ha fatto veramente quello che voleva. Empoli-Spal, un'altra partita che è stata abbastanza sorprendente. Lo Spal è riuscito a vincere 2-1 e l'Empoli, una squadra che di solito fa molto bene in campionato, anche di Serie A, almeno l'anno scorso ha giocato molto bene, ha perso. Poi lì, vedendo alcune scene, mi domando quanta voglia avessero decisamente i giocatori dell'Empoli di vincere questa partita. Boh, a mio modo di vedere, io non l'ho vista completamente, non l'ho vista tutta perché ero impegnato su altre partite, ma non mi sono sembrati molto convinti di vincere la partita. Poi mi sbaglierò, dirò una cavolata, anche perché ripeto, non avendo la vista, non è che voglio stare a fare la predica, però insomma mi sembra che l'Empoli sia andato in campo con la voglia di liberarsi della questione prima possibile. Torino ha vinto 3-0 contro il Palermo, cosa dire? Il Palermo ci ha provato, però il Torino doveva essere in crisi, ma ha giocato molto bene e ha vinto meritatamente 3-0. Brunori è sempre il campione che conosciamo, è riuscito a fare un bel tiro che insomma il portiere si è impegnato, ma è stato un ottimo tiro e però insomma il divario tecnico era decisamente troppo. Il Torino ha giocato molto meglio, era più in palla e si è portato a casa la partita abbastanza con una certa facilità, insomma speravo diversamente, ma purtroppo questo è stato. Domenica si è giocato Venezia-Ascoli, ha vinto l'Ascoli 3-2, niente da dire. Il Verona-Bari invece, questa qui è stata una delle partite forse più sorprendenti, assieme a quella forse di Salernitana-Parma. Beh, il Bari ha stangato il Verona che è una squadra che quest'anno ha
l'anno scorso, scusate, ha fatto un ottimo gioco, ha dato delle ottime prestazioni, è riuscito a mettere in difficoltà, se non mi ricordo male, anzi no, mi ricordo bene, la Juventus, dove è riuscita a vincere, ha battuto la Roma, ha messo in difficoltà il Milan, l'Inter, e si è andato a prendere 4 gol dal Bari, ma non che il Bari ne poteva fare anche di più, quindi insomma, boh, o il Bari è tanto forte o il Verona, insomma, stava con la testa in un altro posto. Stesso discorso con Salernitana-Parma. Il Parma ha fatto un'ottima partita, adesso suona la campana e vai che andiamo. Va bene, anche 12 rintocchi perché così è mezzanotte. Allora, Salernitana-Parma, ha vinto il Parma e cosa dire, 2 gol erano anche pochi perché il Parma è stata una squadra che sembrava di un'altra categoria, sembrava di Serie A il Parma e Salernitana di B. Quindi insomma, veramente un Parma strepitoso. La Salernitana che non si è capito bene cosa facesse in campo, ma va bene lo stesso. Monza-Frosinone è stata una partita relativamente equilibrata, il Monza ha vinto 3-2, anche grazie all'aiuto di un rigore, però insomma è stata equilibrata fino alla fine. Andiamo alle ultime partite di oggi, c'era Genova, sì, Genova e Benevento 3-2, insomma risultato che ci sta, insomma Genova insomma, ancora una squadra di buon livello. La sorpresa credo che sia invece stato Modena-Sassuolo. Sassuolo che ha avuto il pallino del gioco per molto più tempo rispetto al Modena, ma il Modena è stato più efficace. Quando faceva le azioni era più concreto, era più deciso, gestiva l'azione in maniera più compatta, più precisa e ha vinto. Ha fatto 3 gol rispetto ai 2 del Sassuolo. Sassuolo un po' in difficoltà sia a livello fisico che a livello mentale, perché comunque il Modena ha giocato bene, c'è poco da dire. E altra partita, Cremonese-Ternana. Cremonese, insomma, una bella squadretta, gioca di gruppo, non ha dei fenomeni, però insomma, a me piace il gioco della Cremonese, poi probabilmente andrà in Serie B, però insomma, per ora ha sempre giocato delle buone partite. Bologna-Cosenza 1-0, Bologna in questo caso ha fatto il compitino e si è portato a casa il risultato senza grossi patemi d'animo. Detto questo, ho concluso le partite perché insomma, non ce ne sono più e niente, domenica. Anzi, no, della verità, venerdì, sabato e domenica inizia il campionato sia di Serie A che di Serie B e quindi ci sentiamo prossimamente per vedere le partite, per commentarle e quant'altro. Detto questo, vi do la buonanotte, appena suonata la mezzanotte, come avete sentito. Qui abbiamo le campane che ci rendono felici, soprattutto a mezzanotte. Quindi vi saluto e buon proseguimento. Ciao a tutti!